dice. Ma anche il predicato? Aspetta. Devi cancellare? E dove si cancella? Dimmelo tu. No, no. Dov'è la E con l'accento? E non lo so sa. Vai. Cerchia di azzurro il predicato nominale, di blu il predicato verbale. Il nonno legge il giornale. Quindi di blu predicato verbale. Il nonno legge il predicato verbale. Legge. Come si cerca? Aspetta. Come si cerca? Aspetta. Predicato verbale. Per la precisione legge. Solo legge. Però non riesco a leggere. Che c'è scritto? Non riesco a leggere. Aspetta, non è paziente. Vai. Il nonno legge il giornale. Legge il predicato. Rimetti la penna, ce la fai? No, di là. Vedi? Ok. Il nonno legge il giornale. Legge il predicato verbale. Il nonno è paziente, è il predicato nominale. Ok. E poi c'è scritto la lettera. Mm. Dopo? Dopo il... Domani. Ah, ecco. Domani il papà andrà... Torna. Chiara! Non riesco a leggere, vedo tanti quadratini. È piccolino, hai ragione, aspetta un attimo. Vai Chiara. Circonda di azzurro il predicato nominale, di blu il predicato verbale. Il nonno legge il giornale. Legge è un predicato verbale. Come si cambia questo? L'altro. Non ci arrivi? No, non so dove si cambia il colore. Cioè tu me l'hai... Aspetta Chiara. Ecco. Azzurro. Il nonno è paziente. È... Aspetta. Faremo di registrazione. Seconda di azzurro il predicato nominale, di blu il predicato verbale. Il nonno legge il giornale. Legge il predicato verbale. Il nonno è paziente, è il predicato nominale. Domani il papà tornerà da un viaggio, tornerà predicato verbale. Predicato nominale.